Benvenuti in questo nuovo video, oggi vedremo come fare il burro di mandorle. Per questa ricetta vi serviranno 400 g di mandorle, una teglia e la carta forno. Iniziamo con il disporre le mandorle sulla carta forno e andremo a tostarle in forno già caldo a 150 gradi per circa 20-25-30 minuti, il tempo che si asciughino. Io nel mio forno ci ho messo circa 25 minuti per farle tostare. Inforniamo e quando saranno pronte dovremo lasciarle raffreddare per un bel paio d'ore, meglio se tutta la giornata. Dovranno proprio essere asciutte al momento che le andiamo a tritare. Ora possiamo già metterle nel frullatore una volta pronte, ovviamente, e iniziare a frullare. Io vi consiglio un buon frullatore, altrimenti può darsi che il burro non venga. Iniziamo a frullare le mandorle. Vedrete che inizieranno a formare una pasta sempre più dura. Quindi non demordete, ma il burro verrà, perché poi formeranno il loro olio e vedrete che diventerà morbido. Frullare per un bel po' di tempo a tempi alterni. Ho spento il frullatore e riacceso, spento e riacceso. Ecco qua che ora è pronto il mio burro dopo vari giri di frullatore e ora non resta che metterlo in un barattolo di vetro che poi andrò a lasciar raffreddare perché sarà caldo il composto. Andiamo a metterlo in un barattolo di vetro sterilizzato e lascerò che raffreddi tutto il giorno e poi dopodiché lo tapperò con il suo tappo e si può conservare in un luogo asciutto e chiuso per un bel po' di tempo. Grazie a tutti di questa nuova ricetta e spero che la proviate e ci vediamo prossimamente.